pensavo alla mia esperienza di questi 15 mesi in Enit e della mia esperienza di servizio al paese e all'Expo, è stata un'esperienza in cui innanzitutto mi sono trovato io a donare quello che era il mio lavoro e la mia organizzazione, l'Enit, e mi sono trovato poi successivamente a ricevere da Expo quello che stavamo donando. Questo atteggiamento è un atteggiamento da far cambiare ai singoli, alle singole persone, alle singole istituzioni. Tutti pensano che questi 20 milioni di presenze, queste 20 milioni tra virgolette di turisti, di cui però due terzi o tre quarti sono italiani, siano là a Milano e tutti pronti a partire per andare tra virgolette a rubare qualcosa a Milano. È esattamente il contrario. Ciascuno di noi nel proprio territorio, nella propria azienda, nella propria regione, nel proprio lavoro, deve pensare cosa può fare lui per portare uno di quei 20 milioni. Ciascuno di noi si deve sentire ambasciatore dell'Expo nel mondo, portando qui in Italia una persona in più rispetto a quella che già non veniva da un punto di vista turistico, accompagnando le persone a lui care, se stesso innanzitutto, e accettare la sfida dell'Expo come una sfida importante per il nostro paese. Quindi per me Expo innanzitutto è stato un acceleratore del cambiamento.